Un cordiale saluto, benvenuti al nostro appuntamento con l'informazione di Cron TV. Apriamo parlando di vigili per quanto riguarda Cremona, in un anno sanzioni per 1,5 milioni di euro. Ma sentiamo in merito il servizio di Bibiana Sudati. 43.163 sanzioni comminate per un valore di 1.533.000 euro è quanto emerge dal rapporto annuale dell'attività di polizia locale resa nota in occasione della festa patronale di San Sebastiano. Si tratta di sanzioni per lo più al codice della strada, soprattutto per soste e infrazioni ai limiti di velocità. Cresce inoltre un comportamento preoccupante, ovvero la fuga dopo l'incidente. In quanto ai sinistri, il numero è calato: nel 2018 sono stati 284 gli incidenti, dimezzati rispetto al 2001. Meno gravi le conseguenze degli stessi, solo un deceduto nel corso dell'anno. Ma l'attività dei vigili non si ferma alle multe e alle attività stradali. La polizia locale ha il compito di vigilare sull'ambiente, ispezionare attività commerciali e l'abusivismo commerciale. Nell'anno appena trascorso, infatti, sono stati sequestrati oltre 2.000 articoli contraffatti. I vigili scovano anche gli evasori. Nel 2018 sono state effettuate 520 verifiche che hanno portato a oltre 300 procedimenti di riscossione coatta della Tari, in tutto 355 casi di evasione di tributi locali accertati. Ci spostiamo dalle auto ai treni per il dossier sempre più corposo in vista del summit previsto in regione. Sentiamo il servizio. Sempre più corposo il dossier che il Comitato Pendolari sta mettendo a punto grazie alle segnalazioni che giungono numerose dai compagni di viaggio tramite messaggi, email e relativo corredo fotografico o video. L'iniziativa è partita lo scorso mese ed ha subito riscosso un buon successo in termini di adesioni, oltre ad un plauso generale a fronte dei disagi continui, non solo per i ritardi, bensì anche per la vivibilità delle carrozze con temperature estreme e problemi in termini di igiene, via elencando. Tutto il materiale raccolto verrà portato all'imminente tavolo di confronto con l'assessore regionale Terzi e con i vertici di RFI e Trenord. Su e giù per il corso presentato questa mattina in comune, il ricco calendario di iniziative messo a punto per Corso Garibaldi. Sentiamo il servizio. Presentato questa mattina in sala giunta di Palazzo Comunale a Cremona il pacchetto di iniziative previste da sabato prossimo fino a maggio, compreso lungo Corso Garibaldi. Ed infatti il su e giù per il corso è il comune titolo dato a un calendario pensato fin dall'inizio per accompagnare lo shopping cittadino. Ricco il carnet di animazione e intrattenimenti messo a punto col sostegno delle organizzazioni di categoria, dal concerto della fanfara dei bersaglieri Pietro Triboldi in Corso Campi e Corso Garibaldi a favore di Teleton sabato prossimo, agli sbandieratori di Isola Dovarese la domenica, dalla filarmonica castiglionese del 3 febbraio alla fanfara Città dei Mille Brass Quintet Musiche e della performance di Lindy Hoppe della Combriccola del Folk alla danza di Teatro Danze Cremona Dance & Co al piccolo ensemble di trombe dall'orchestra Monteverdi Junior agli archetti di Cremona. Il 23 marzo omaggio a Lucio Battisti con le luci dell'Est che proporrà i migliori successi del duo Battisti Mogol. Il 31 Sport in centro con Linebreakers e il parkour. Tra gli eventi di particolare spicco la 25esima edizione del campionato regionale lombardo sbandieratori e musici con oltre 10 formazioni presenti, il violino di Daniele Richiedei dinanzi alla casa natale di Stradivari il prossimo 27 aprile e all'indomani il violoncello del 15enne parigino Maxime Grisard, considerato un enfant prodige. La musica tornerà comunque ad essere protagonista a maggio anche presso il Museo Civico alla Punzone per un ciclo di concerti divenuto ormai tradizionale. Tutto questo come degno corollario degli eventi calendarizzati per i prossimi mesi, molte conferme e qualche novità, dallo sbaracco alle invasioni botaniche, dal Record Store Day al mercato europeo, oltre alla nuova festa denominata Sorrisi e Formaggi. Insomma, ce n'è davvero per tutti i gusti. La cronaca dall'Italia, una vendetta premeditata, così gli inquirenti definiscono l'omicidio di Stefania Crotti, attirata in una trappola mortale in un garage da un uomo fintosi tramite per un appuntamento tra amici. Invece lì la donna è stata massacrata, martellata e poi trasferita nelle campagne al confine tra Bergamo e Brescia da Chiara Alessandri, arrestata per questa agghiacciante vicenda. Pare, stando alle prime ricostruzioni, che la presunta omicida non avesse accettato la fine della sua relazione extraconiugale col marito della vittima, ma poi riconciliatosi con la moglie, e abbia deciso pertanto di eliminarla. Secondo i magistrati, Chiara Alessandri avrebbe una spiccata pericolosità sociale e ritengono assai probabile che commetta altri delitti della stessa specie. Prima l'ha allattata, poi l'ha gettata a terra in casa sua a Lisiera di Bolzano Vicentino. Nonostante gli immediati soccorsi, non ce l'ha fatta purtroppo una neonata di 3 giorni, vani tentativi posti in essere dai sanitari presso l'ospedale San Bortolo di Vicenza di rianimarla.
La madre, una 41enne, subito dopo il gesto in consulta ha tentato di togliersi la vita tagliandosi la gola, ma il 118 chiamato dal marito ha permesso di salvarle la vita. Per la donna, arrestata e ora piantonata presso il reparto di psichiatria, si ipotizza un caso di depressione postpartum. La cronaca del mondo: scintille tra Israele e Iran dopo gli attacchi del primo in Siria contro i presidi militari del secondo, dopo il missile in particolare lanciato sulle alture del Golan. Allucinante la risposta del generale iraniano Aziz Nasirzadeh, capo dell'aeronautica, che vedete nella foto. Siamo pronti per la guerra decisiva che porterà alla scomparsa di Israele, ha detto alla TV di Stato di Teheran il militare, e poi ha aggiunto: Israele sarà distrutto. Nel frattempo la Germania ha messo al bando gli aerei iraniani di Mahan Air. Intanto, dopo il ritiro delle truppe americane, la Turchia si è detta pronta a prendere immediatamente il controllo di Manbij, nel nord della Siria. Il presidente turco Erdogan lo ha precisato al presidente americano Donald Trump nel corso di una telefonata durante la quale gli ha anche fatto le condoglianze per i soldati statunitensi uccisi nell'attentato jihadista della scorsa settimana. Erdogan ha promesso a Trump di voler continuare a combattere l'ISIS fino a estirparlo in tutta la Siria. Lo sport quest'oggi coda la 20ª giornata di campionato di calcio con la sfida alle ore 15 tra Genoa e Milan a Genova e alle 20.30 tra Juve e Chievo a Torino. Alle 20 invece torna l'appuntamento con Bar Sport, il grande sport grigio-rosso raccontato da Giorgio Barbieri e dai suoi ospiti. E con questo è tutto per quanto riguarda il nostro appuntamento con l'informazione. Grazie per il cortese ascolto e buona prosecuzione.